crediamo che gli enti locali debbano accompagnare i percorsi che i cittadini fanno, anzi di più, aiutare a ricostruire dei percorsi che vedono la storia come maestra di vita. E il senso di questo viaggio l'ho trovato in una frase del profeta Geremia, che credo lo possa riassumere. Fermatevi sulle strade, guardate e informatevi circa i sentieri del passato. Dove sta la strada buona, prendetela. Un tuffo nella storia e nella memoria, lungo le tappe della deportazione, per costruire una nuova idea di cittadinanza attiva fondata sulla conoscenza, la responsabilità e la partecipazione. Questo è l'obiettivo del viaggio compiuto da 50 studenti marchigiani che hanno preso parte al treno della memoria per recarsi ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Il progetto, promosso fin dal 2005 dall'associazione torinese Terra del Fuoco, ha coinvolto per la prima volta le Marche grazie alla collaborazione dell'Associazione Libera di Iesi e al contributo della Regione e delle province di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno. Ad accompagnare i ragazzi anche il vicepresidente della provincia di Ancona, Giancarlo Sagramola. Il primo appuntamento è a Cracovia, e più precisamente al vecchio ghetto ebraico. Al centro della Piazza degli Eroi sono collocate 68 sedie di bronzo. Ognuna di loro sta lì a ricordare 1000 ebrei che abitavano la città prima dell'invasione tedesca alla fine del 1939. Qui dimenticare non è facile, forse perché il ghetto di Cracovia è uno dei tanti paradigmi della Shoah, un microcosmo di storie, personaggi e avvenimenti che consentono di toccare con mano ciò che fu la follia nazista. Ogni angolo, racchiuso nel perimetro delle tetre recinzioni a forma di lapide che i nazisti eressero per separare gli ebrei dalla città, ha una storia da raccontare. Storie di violenza e sopraffazione, ma anche storie che nella tragedia della Shoah testimoniano a favore della generosità di coloro che per umanità e non per eroismo si ribellarono all'ingiustizia e non cedettero all'indifferenza, sfidando un potere che di umano non aveva nulla. Storie come quelle di Oskar Schindler, che riuscì a salvare la vita a 900 ebrei dando loro lavoro nella sua industria, o del farmacista Tadeusz Pankiewicz, che rifiutò di lasciare il ghetto prendendosi cura dei più bisognosi nel momento in cui aiutare un ebreo significava esporsi alla morte. I luoghi di questo straordinario impegno sono oggi musei che custodiscono una memoria a cui guardare affinché, come ammoniva Primo Levi, ciò che è accaduto non si ripeta. È possibile raccontare Auschwitz senza retorica? Il rischio di ricorrere a definizioni abusate e persino banali è molto forte, perché l'impatto con il campo di sterminio conferma tutto l'orrore che la letteratura dell'Olocausto ha descritto in oltre 60 anni. Entrando ai cancelli si ha l'immediata trasposizione in realtà di pagine e pagine di memorie con le quali le generazioni del dopoguerra hanno conosciuto la Shoah. Le baracche di legno, capaci di ospitare centinaia di esseri umani accalcati come animali, i chilometri di filo spinato, le torrette di guardia, i binari che portavano convogli strapieni di deportati fino al cuore del campo. Le fotografie, circa 1,5 milioni, tante quante le donne e gli uomini che solo qui ad Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale trovarono la morte. Migliaia e migliaia di volti uguali, spersonalizzati dalla ferocia nazista e distinti solo da una breve serie numerica incisa da qualche parte nel corpo. E poi le lapidi, sopra le quali a ciascuno è chiesto di ricordare una delle tante vittime pronunciandone il nome, quasi a restituirle, anche solo per un momento, l'identità strappata dal lager. Kaden Josef, io ti ricordo. Kagal Friedrich, io ti ricordo. Herbert Gutmann, io ti ricordo. Stanislav Zangorini, io ti ricordo. Marcel Bataillard, io ti ricordo. Beku Adrien, io ti ricordo.
Amen Mayer, io ti ricordo. Derut Stanislav, io ti ricordo. Dicono che l'impressione più dura di Auschwitz e Birkenau la dia la neve che cade copiosa a gennaio, ma il freddo, portato dal vento che soffia nel silenzio dei campi, è forse ciò che più di ogni altro particolare, persino più delle macerie delle camere a gas e dei forni crematori, riesce a dare la misura di tutto questo nonsenso. È la testimonianza più viva delle sofferenze inflitte, dello spoglio della dignità umana, dell'annientamento morale che qui si consumò a danno di milioni di persone. L'unico vero legame che a distanza di decenni il visitatore può ancora condividere con coloro che furono inghiottiti dal buco nero del Novecento. Spero di poter far tesoro di questa esperienza per poter far capire anche alle persone che non hanno avuto la possibilità di fare la stessa esperienza che ho fatto io grazie al treno e alla memoria. Spero appunto di raccontare a queste persone quello che ho visto, le strade che ho percorso, che erano poi le stesse strade dei deportati, e per ricordare appunto quello che è successo nella storia, perché appunto questo non avvenga più. Se un gruppo si mette a collaborare insieme, come questo treno della memoria, se un gruppo decide di seguire un'idea, e non parliamo di totalitarismo, ma parliamo di un gruppo, di un insieme di persone che condividono la stessa idea, un'idea non malvagia come quella del passato, ma un'idea buona, forse riusciamo a eliminare qualsiasi malvagità che è presente ora nei giorni d'oggi. Come entrare in un pezzo di storia sapendo di non farne parte e ti senti impotente, piccolo, è inutile dire il dispiacere, la tristezza, la rabbia, perché sai che non puoi farci niente se non ricordare e se non proiettarti, diciamo, nel futuro. È sicuramente stata un'esperienza molto positiva, perché torniamo con una consapevolezza di doverci spendere all'interno delle nostre realtà, pur per quanto piccoli siamo, di portare avanti dei progetti, delle situazioni che possano far sì che episodi come questi non si ripetano più. Anche in Italia in questo periodo purtroppo stanno un po' tornando a galla questi fenomeni molto, molto brutti, fenomeni che fanno male secondo me alla società. E sicuramente stare qua, vedere quello che è successo, ci permette di tornare con una sensibilità maggiore e un'attenzione particolare proprio a questi fenomeni che stanno tornando purtroppo tristemente di moda anche dalle nostre parti. La paura del diverso nasce dall'ignoranza, dalla non conoscenza della verità, della realtà, perché non c'è più voglia di informarsi, cioè perché il razzismo nasce dalla non informazione, cioè prendere per buono le poche visioni che si hanno, non so, dalla televisione o da altri, insomma, mezzi di comunicazione.